Quello che vediamo sullo schermo è un tappeto di cellule tumorali. Dai microscopi di un laboratorio dell'ospedale Garibaldi di Catania guardiamo il nemico, il tumore mammario. Qui, con un finanziamento della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, la dottoressa De Francesco cerca una cura per le donne che, oltre al tumore al seno, hanno disturbi come diabete o obesità. E le pazienti che hanno le disfunzioni degli zuccheri non solo si ammalano più facilmente di tumore mammario, ma hanno un tasso di mortalità più alto. E al momento non ci sono delle linee guida specifiche per trattare queste comorbidità. Quindi speriamo di avere un farmaco ad hoc per queste pazienti. La dottoressa, calabrese di origine, ha ottenuto una borsa di studio di 5 anni, grazie alla quale è rientrata dall'Inghilterra. Sono ritornata con la voglia di poter mettere a frutto per il nostro territorio quello che ho imparato e perché dobbiamo crescere, perché abbiamo tante potenzialità. Con lei lavorano due ricercatori e diversi studenti che potranno così restare in Sicilia, magari proprio in questo laboratorio dove ci sono altri due progetti finanziati da AIRC. Aggiunge a costo zero per l'azienda la possibilità di implementare la qualità dell'offerta sanitaria, perché dalla ricerca poi deriva un'assistenza sanitaria ancora più evoluta e ancora più di qualità. Perché dalle azalee che domenica si venderanno nelle piazze italiane arrivano fondi importanti, vista la scarsità di risorse impegnate per la ricerca nel nostro paese. Cercano di sopperire utilizzando la fiducia dei cittadini e noi siamo onorati di averla e lavoriamo quanto più possibile per portare a casa dei risultati.